Europa coloniale all'inizio Ottocento. Gli scienziati del Museo dell'Uomo di Parigi conducono uno studio sulle donne della tribù africana degli Ottentotti, volendo dimostrare la loro evidente vicinanza ai primati nella scala evolutiva darwiniana e la loro inferiore intelligenza. A farne le spese il corpo di una giovane donna sudafricana, Sarti Bartvan, che finirà per essere musealizzato. Presso i sobborghi londinesi la ragazza è esibita a pagamento dal suo padrone socio César in una specie di fiera di fenomeni mostruosi. Lei recita il ruolo della salvaggia Venere Ottentotta. A nulla valgono i suoi tentativi di riscatto sociale e la sua semilibertà. Dopo essere stata venduta a un orsaro francese, finisce per prostituirsi a Parigi, dove muore di una malattia non definita. Il nuovo film di Abel Latif Kechiche e Leone d'Argento per Couscous racconta la vicenda con un certo distacco, non riuscendo quasi mai a coinvolgerci emotivamente. Questo a causa di una scelta registica che, ripetendo più volte la stessa idea in diverse situazioni e osservando gli accadimenti spesso con sguardo quasi esterno alle vicende, non sa portarci al livello della commozione più intima.